Sono stato anche nei giorni scorsi qui in Liguria. Ho girato un po' in lungo e in largo, mi sono fermato a parlare con tanti cittadini, comitati, associazioni, singole persone. Constatato con mano in che condizioni disastrate la sanità. Credo che sia l'urgenza prioritaria al primo posto di questa regione. Villa Scarsi, questo pronto soccorso trabocca di pazienti che aspettano anche 2 giorni, con medici sanitari stressati da turni massacranti. Sant'Andrea, La Spezia cade a pezzi. Valbormida, non c'è un presidio ormai pediatrico, e così via. L'elenco è lunghissimo. Sono stato a Ventimiglia, dove ho incontrato cittadini che mi hanno descritto cosa significa viaggiare su un solo binario a 1500 volte, la ridotta di un tempo. Mi hanno descritto cosa significa avere parchi naturali, SIC, che non hanno mai richiamato l'attenzione, nonostante 1000 denunce di chi ha governato sin qui la regione. E così via. L'elenco è nulla, è lungo, è lunghissimo. Qui c'è stata una classe dirigente, quella uscente, che queste voci non le ha ascoltate. Ha ascoltato le voci invece di qualche amico imprenditore. Ha ascoltato le voci di qualche amico imprenditore nel chiuso di qualche circolo privato, qualche salotto, qualche cena la sera, della Genova bene, qualche yacht. E guardate, quello è un sistema. Adesso, poco fa, un'agenzia lancia il messaggio di Salvini: non abbiamo nulla da cancellare del sistema Toti. Ebbene no, quel sistema lo dobbiamo gridare forte. Quel sistema è marcio, è malsano, è da cancellare. Perché vedete, lo dobbiamo spiegare a tutti i cittadini. Ha prodotto 3 distruzioni su 3 fronti diversi, 3 negatività che hanno compromesso fortemente questa regione. Da un lato l'amico imprenditore che si procaccia il favore del governatore, del politico di turno, fa concorrenza sleale a tutti gli altri imprenditori onesti, lo dobbiamo dire. Per il favore di uno vengono danneggiati tutti gli altri. Il politico che in questo modo, facendo il favore all'amico imprenditore, si fa finanziare la campagna elettorale, danneggia tutti noi politici che la facciamo onestamente la campagna elettorale. E ancora, dobbiamo rompere questa illusione che l'incontro da questi due interessi privati realizzino l'interesse pubblico. Non è così, perché per realizzare l'interesse pubblico non basta mettere insieme 2 interessi legali privati che si intrecciano illegalmente. Per realizzare l'interesse pubblico devi andare negli ospedali, nei pronto soccorso, devi ascoltare i giovani che denunciano lo scempio ambientale, devi sentire quelli che non arrivano a fine mese. 1 su 5 qui in questa regione, Liguri, sono in povertà assoluta, non hanno di che mangiare a fine mese. Ecco, quelle sono le voci che devi ascoltare. Se ascolti queste voci e metti su un sistema trasparente di governo, allora hai la garanzia, nel segno della trasparenza, che puoi perseguire l'interesse pubblico. E questo è il modo di governare che ovviamente abbiamo chiesto ad Andrea.